registrare un grandissimo video, un grandissimo format che abbiamo già fatto sul canale, ragazzi. No, telecamera. No. E quindi, ragazzi, siamo qua con tanti ragazzuoli per fare. Per ogni rigore sbagliato bisogna togliersi un undumento. L'abbiamo fatto l'anno scorso con gli Elitz, l'abbiamo fatto poi con gli Elei, l'abbiamo fatto anche con le ragazze. E oggi siamo qua, okay, nel bel mezzo di gennaio, okay, per fare questa sfida, ragazzi. Fa molto freddo, siamo tutti con le giacche, siamo tutti belli coperti. E uno di noi, ragazzi, si dovrà spogliare a fine video, quindi dovrà rimanere senza indumenti e fare un bellissimo giro di campo qui all'MSP. E chi ci sarà a parare i nostri fantastici rigori, ragazzi? Portiere, defensore, siamo tutti al completo, ci sono i brasiliani Doc, ci sono i russi Doc, ci sono i Pirla Doc, e ci sono i neri Doc. E c'è Alfo Doc. Okay. Detto questo, conoscete già la sfida, chi vuole iniziare? Io, l'ultimo che tocca la traversa! L'ultimo che tocca la traversa, comincia! Allora, fate per primo Johnny Faza. Oh. Ciao ragazzi, mi chiamo Adrian, il freddo non lo sento. Я из России, сейчас покажу им как забивать голы. Devo prendere in mano io la situazione. Aia, voglio le scarpe. Giacca, giacca. Giacca, ragazzi. Via la giacca. Ah. Perché sono un vero uomo non ha paura di freddo. E dopo Isaac, vado io. Sangue del suo sangue. Vediamo se riuscirò a fare meglio. Sbagliare anche lui. Dai. Non sbaglio, perché ho freddo. Mio nome è Paquetá, cugino di Neymar, cugino di Alisson. Nipote di Pelé. Quella ti togli. Ok. Marquinhos. 58, io sono l'Isla, il brasiliano più forte tira di rigori, ora vedete. Ok. Oh! Mamma mia! Oh! Ragazzi, dal Brasile all'Italia, portiere, vai! Oh! Oh! Lascia! Oh! Okay, va bene, ragazzi, ci togliamo la giacca. Quelli senza niente qua. Così sono più bello così, dai, giurate il drip. Attenzione! Gnabry! Ok, ragazzi, primo turno è andato, signori. Adesso aumentiamo subito la difficoltà, siccome siamo veramente tanti. Quest'oggi subito col piede debole. Ma pensa che non l'ha fatto neanche normalmente. Già gli metti. Già. Voglio aggiungere un'altra cosa. 4 rigori di fila segnati. Ci si salva, signori. Ah. Se ne sogni? Oh! Vabbè, allora io non ho visto differenza tra la sinistra e il destro, però. Ok. Allora, direttamente dalla Russia. Clamoroso! Clamoroso! Ah, ma te non c'è niente copertura, eh? No. Ragazzi, un vero russo sotto non indossa niente. E quindi mai. Complimenti. Ragazzi, ma che me lo fa? Guarda il bikini che sta ballando. Guarda il becco. Valiamo! Balla perché sa già. Ah, il maglione della nonna. Da me, signori. Mamma mia! Che parata ha fatto! Cacchio! E allora, via la giacca. Via la giacca. Guardiamo, ha già sbagliato. Marte Lisle! Ludo! E allez le Paris! E allez! Che freddo, porra, caralho! Andiamo! Mancino magico! Bravissimo Pier! Ti volevate morto, eh! Oh!
Nudo. Allora, questa è la mia giacca in realtà, sarebbe, quindi. Terzo turno, signori, bravissimi, alcuni sono sbagliati, alcuni no, come avete potuto vedere. Ragazzi, aumentiamo la difficoltà, bisogna dichiarare l'angolo. Incrocio destro. Io il freddo non lo sento, quindi tirerò a destra. Qua mi dicono che il portiere soffre molto la destra. Allora io cosa faccio? La metto sulla sinistra, perché a noi le cose facili non piacciono. Ragazzi, era leggermente a sinistra. Quindi dove la metti? La metto lì. Togli. Togli i pantaloni perché per il momento il resto non posso togliermelo. Via i pantaloni! Pensavate, cioè i pantaloni da portiere. Io la metto a sinistra. Io la metto alla mia destra, di là. La maglia. Vado. Allora fammi inquadrare la mia porta. Di là. Alla mia sinistra, la tua destra. Di là. Vai. L'ho ammazzato, ragazzi. Alla mia destra, quindi alla tua sinistra. Altro vestito. Ragazzi, sei andato a vestire penitenza. E quindi penitenza, Isaac. Pallonata. Mi dispiace, devi toglierti due indumenti. Io direi le due scarpe, tanto i piedi sono gli stessi. No! Uno e due. Altro giro, altra difficoltà, signori. Adesso bisognerà girare su se stessi, sul primo pallone, quindi fare 5 giri consecutivi alla massima velocità e poi andare sul pallone sul distretto e calciare il rigore, signori. Vediamo chi riuscirà ad avere equilibrio in questa magnifica sfida. E quindi partiamo subito. Parte Jonathan, prego. E uno e due e tre e due. Più veloce. Veloce. Raga, 4 gol di fila. Jonathan, l'unico ad aver segnato 4 gol di fila. E quindi il signore in questione è salvo e può uscire da questa sfida. Allora sta ad Adrian a girare su se stesso. 1, 2, 3, 5. Tira, attenzione. E sbaglia anche lui. La maglietta. Pazzo. Meno 10 gradi, pazzo. Vai veloce. 5, tira. Guarda il pallone fisso, guarda il pallone fisso, 5, vai, pallone fisso, ok, bravissimo, non hai fatto 4 giri, penitenza, indumento, 1, no? 1, ah, e via, è la maglietta di tua sorella, questa. E 5, e 6, vai. Oh! Allora raga, io sono le mutande della Juve. No! God, please no! No! Uno, due, tre, quattro, cinque! Porca,
Roy. Va bene. My life be like. Vabbè raga, mi devo questo, cioè. Ai. Sempre più freddo. Me raga, sono freddo. Mamma mia, che guerriero. Due, tre, veloce, 4, 5, vai! Attenzione! What the dog doing? Allora ragazzi, fa sempre più freddo, quindi ci dobbiamo assolutamente muovere perché non possiamo resistere più di tanto in queste condizioni. Vale 2. Si tira normali, però si tolgono 2 indumenti. Se sbaglio vuol dire che ho perso. Oh, potrebbe finire così il video, ragazzi. Esatto. No! Ma sento freddo. Attenzione. Per il mio popolo. Al mirato là. Due duvetti. Scarpe. Ok. E poi no. Siamo pazzi. Siamo pazzi, signori. Tira di corsa per riscaldarti. Non ci credo. Le scarpe. Pierino, te la togliessi 2 indumenti se sbaglia! Oh! Cazzo! E sono ancora vivo! 2 indumenti, signori! 2 indumenti, capri! Attenzione! Dai, che tocca di nuovo al nostro vichingo! Ragazzuoli, con questo bellissimo sole di tramonto che ci scalda leggermente, altro giro, altra difficoltà, ragazzi. Tiro di no look, ragazzi. Quindi non bisogna guardare il pallone e bisogna cercare di spiazzare Simone Pecchini. Sempre 2 indumenti bisogna togliere. Ah sì, aiuto! Con queste temperature, ragazzi, per me è quasi estate, quindi... Oh! Bello, bello. No look. Parte di nuovo Isaac! E fare il terzo gol! Ricordiamo che con un altro gol si salva e è fuori. Dove l'ho messa? Ragazzi, se sbaglia potrebbe salutare definitivamente questa sfida e quindi prendeo. Oh, è l'ultima! Ragazzi, siccome il berretto non è un indumento, cioè non lo ti contiamo. Rimangono 2 indumenti, i calzini, però... Colpo di scena! Non ci posso credere! Uno! Aspetta, manca un altro indumento, dove vai? Io sono ancora dentro! Ancora il calzino! È ancora dentro! Attenzione! Oh, ma le scarpe nuove non me le voglio togliere! La maledizione non si stoppa! È la maledizione, cazzo! E quindi... Olè. Maglietta! Puntate della Juve! Allora ragazzi, sono passati più di 6 turni, ormai più 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, queste sono le nostre condizioni, attualmente c'è veramente tanto freddo, forse l'ultima manche di questo magnifico video. E quindi signori, rigore normale, però se segni vai a caricare l'un indumento all'altro, quindi se l'altro segnala ancora, il prossimo avrà 2 indumenti da togliersi, quindi sicuramente se tutti segnano, il primo che segnerà dovrà togliersi tutti gli indumenti, quindi sicuramente questa sarà l'ultima manche, forse, perché se il primo sbaglia, il secondo sbaglia, il terzo sbaglia, si tolgono comunque sia tutti un indumento. Cazzi! Partiamo ragazzi! E il russo segna!
segnato! Quindi Isaac, se segni sei salvo, se non segni due indumenti. Ragazzi, sono a 3 gol di seguito, al quarto gol sono salvo. E Isaac si salva da questo video, 4 rigori di fila. Ciao. Ragazzi, l'ansia si fa sentire, perché se io sbaglio ho 3 indumenti da togliere. Vado! Vado! Sì! Attenzione, 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 attenzione ragazzi. Se sbaglia lui è finita. Ragazzi, lei si salva. Ho 4 indumenti. Vado! Mezzo, vengo! E adesso Gabri, se sbaglia, perso. Ragazzi, è giunto il momento. Gnabry ha tutti gli indumenti caricati addosso e ha tutta la responsabilità di questo mondo, perché se sbaglia è praticamente nudo. Oh, l'ansia! Le finali! E quindi, signori, il primo che sbaglia è praticamente fuori. Attenzione, vichingo! Attenzione, vichingo! Oh! Easy! Da me, signori! Sbaglia! 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 Oh! Ansia, ragazzi! E la sbaglia! La pressione, la sorreggere! Aspetta, devi togliere pure Budella se sbaglia. No, no, adesso. No. Mamma, ti voglio bene. Se sbaglia, è finita! Ragazzi, con meno praticamente 5 gradi, lui è nudo, Brandeo ha perso questa sfida. Un applauso a tutti quanti i partecipanti, perché... E domani tutti con la febbre. Ragazzi, non era assolutamente semplice e facile accettare questa sfida. Veramente tanto di cappello per tutti quanti che avete accettato di venire qua a gennaio a fare questa sfida. Sicuramente ci vedremo un'altra volta, magari anche con le ragazze quando inizierà a fare un pochino più caldo. Io ringrazio tutti quanti, andate a seguire tutti i ragazzi nei loro profili social, Instagram, TikTok, YouTube, dappertutto. Vi lascio i tag qua sotto, link in descrizione di tutti quanti. È stato un magnifico video, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi! Mi raccomando ragazzi, non eseguite queste azioni a casa, perché è veramente pericoloso. Noi siamo professionisti, ormai il freddo ce l'abbiamo dentro, però voi non fatelo a casa. Ciao.